Finalmente il servizio civile regionale annuale ha il suo inizio dopo un po' di tempo di gestazione, dopo la sperimentazione di 3 anni del progetto 2000 in positivo che ha visto più di 150 ragazzi vivere questa esperienza durante ancora l'età della frequenza della scuola secondaria di secondo grado. Oggi invece i maggiorenni fino al 29° anno di età hanno avuto l'opportunità di incontrare degli enti di accoglienza e di essere selezionati. Erano oltre 120 ragazzi candidati, ne abbiamo selezionati 16, anzi gli enti stessi ne hanno selezionati 16 e andranno a occuparsi di fondamentalmente aiuto alla persona, diciamo nelle sue situazioni di differente fragilità. Ricordiamo per esempio un'esperienza al carcere, che sarà un'esperienza annuale, quindi particolarmente impegnativa, un'esperienza a favore delle persone immigrate all'interno del centro migranti, all'interno dell'associazione malati di Alzheimer, nel nucleo Alzheimer, per aiutare le persone che hanno perso una parte di sé e che sono in una fase di grandissima difficoltà anche relazionale, nelle microcomunità a supporto delle persone anziane che sono parzialmente o totalmente non autosufficienti. Quindi questo è uno spettro di attività che riguardano le persone fragili. Poi ci sono iniziative come quella per esempio legata al centro famiglie dove non si aiutano le persone che sono un po' in difficoltà, ma si aiutano le famiglie a vivere esperienze ludiche, esperienze di intrattenimento, esperienze di scambio e di gioco, con così la vitalità e le competenze che porteranno i ragazzi, perché nel percorso è prevista una fase di formazione anche abbastanza importante dal punto di vista del Monteore e questo è l'altro aspetto, non soltanto vivere un'esperienza di attività paralavorativa, ecco, e comunque di introduzione al mondo del lavoro, ma anche un'esperienza di qualificazione, un'esperienza di crescita professionale e comunque umana grandissima. Quindi questo è un modello che si inserisce in un quadro di politiche giovanili che vede aprire degli orizzonti ai giovani in un momento in cui i giovani patiscono più di altre categorie di persone questo momento di grande crisi. L'impegno è un impegno di 1.400 ore, circa 30 ore la settimana per un anno di attività. I ragazzi percepiscono 433,88 euro al mese di rimborso. Naturalmente non si può parlare di compenso, ma è un rimborso spese.